Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio della Back to Italy, la farm di Zio Luigi. Il tempo, come si suol dire, è denaro. Nick carica il primo cingolato sul pianale per andare a lavorare nei campi. Visto che un cingolato non basta, Alex decide di portarne un altro, così da fare più in fretta. Alex svela a Nick quali sono le sue intenzioni, ma credo che allo Zio Luigi non piacerà tutto questo. Tutte le ciambelle riescono col buco. Sono rimasto bloccato, capo. Accidenti, oh. È finita come i russi. È finita come, aspetta, come nei video. Accidenti. Questa la tengo come intro. Vai indietro. Allora Nick, come siamo messi qua? Ci siamo, Alex, carichiamo il trattore e andiamo, va? Va bene, dai. Va bene? Allora, andiamo un po'. Accendo. Mi raccomando, prendi un po' di velocità perché questo pianale qua rimane un po' più alto. Io la rincorsa, va bene? Non troppo, sfondiamo tutto qua. Vabbè, tanto è vecchio. Ma il pianale è nuovo. Vabbè, lo cambiamo. Vieni, vabbè, vieni. Ce l'ho fatta. Vieni avanti. Vieni. Vieni avanti, ancora. Fallo battere. Vieni, fallo battere qui. Vieni avanti. Fermo così, a posto. Va bene? Spegni tutto. Ok. Vengo. A posto, eh. Oh. Qua puoi chiudere. Sì, adesso alziamo. Per ritirare il pianale. Dimmi te quando sono allora, su. È su. Ok. Allora. A posto, va legato? No, lascia così, intanto non dobbiamo fare molta tanto strada. È pesante, dov'è? Ma che sì, sali a bordo. Vabbè, salgo, eh. Oh, mi hai tenuto il sedile caldo, eh? Oh, a posto, sei su? Sì. Dai, tieniti forte. Mi tengo forte, ho paura, te non sai guidare. Allora, adesso andiamo. Mm-hmm. Ti porto nel terreno che lo zio Luigi ha noleggiato, affittato, e dobbiamo lavorarli oggi, anche perché da come ho visto le previsioni stanno portando neve e prima che nevichi io vorrei almeno lavorare tutti i terreni che abbiamo. Certo, mazza, però dal tempo così com'è non sembra, eh? Non sembra, hai visto? Eppure la metto. Ma sai com'è? Ma il meteo non ci azzecca mai. Sì, magari che ne so, si son drogati prima di fare le previsioni in meteo. Hanno avuto le allucinazioni. Io ti dico, dicono che piove e fa il sole, dicono che c'è il sole e piove, piglia al contrario. Se dicono che nevica, te ne puoi andare a mare, va tranquillo. Facciamo così allora. Ma sì, dai, ma quando ci azzeccano mai? Sai quando ci azzeccano? Due ore prima. Due ore prima ci azzeccano sempre. Vabbè, e comunque una settimana dopo che non ci azzeccano. Vabbè, mai. Comunque ci conviene prepararli. Comunque, ma sì, dai, tanto ce li togliamo da mezzo. Da fare. A meno che tu non te ne devi andare da qualche altra parte. No, che devo fare? Devo star qua. Ormai io le mie ferie le ho finite. E vabbè, no. Ci stanno belle tipe in giro, sai com'è? E guarda quella biondina lì, mamma mia. Hai visto? La conosco. Poi te la presento. Ma davvero? Sì. Ormai ti sei stanziato bene qua. Mi sono appunto ambientato e l'ho ambientato molto. Allora, siamo arrivati. Va bene, giù. Scendo, vai. Apposta, basso e pianale, va. Ale. Accendo. E mo piano piano lo scendo. Vai. Ecco qua, qual è Perfetto. Il terreno? Allora, questo qui è sulla tua sinistra. Ah, a posto. Entri qua. E comincia a lavorare. Sì. Tutto tuo. Io sto arrivando, Nick. Tempo di andare a prendere l'altro. Ah, te ne vai dalla biondina. No, ma che biondina, vado a prendere altro cingolato. Sì, vado a prendere il cingolato, mo torna fra due ore. Dove sei stato? Ho avuto problemi a caricare il cingolato. Hai avuto problemi a scaricare, no? A caricare. Ma non ti fidi proprio, eh? No.
Hai capito? A me mi lasci a lavorare e te ti vai a divertire. No, ma stai tranquillo che arrivo subito. Dammi 2 secondi. Ma lo so che te arrivi subito, come i conigli, non è che non lo so. Però... Tanto non c'è neanche traffico oggi, guarda lì, sono già in azienda. Sto già in azienda con la biondina. No, vabbè, ma la biondina me la fa riconoscere tu. Vabbè, oh. Mica mi deve, cioè non è che ti devo dare il permesso, quindi. Sì, vabbè, ma io sono un po' timido, non è che posso andare da questa e dirgli. Sì, sì, un po' timido. Ciao, sono Alex. No. Se ci sei te, mi dai una mano, sai. Me la fai conoscere. E piano piano ci prendo un po' di confidenza. Non ho capito, io te la devo far conoscere così te la fai e io me ne poi. Ma che cacchio? Vabbè, se te la vuoi far te, fatela te, eh. No, magari c'ha qualche amica, sai. E possiamo uscire tutti insieme. Ecco, c'è... già vedi, mi piace, no? Perché parlare solo di lavoro mi scoccia, è giusto, parliamo. Ma noi agricoltori siamo trattori e patata, via. Rifatti. A tutta forza. Trattiamo molto la patata. E la carota gliela diamo a qualcun altro. Ecco, bravo. Hai visto? Sono già arrivato in azienda. Adesso mi prendo l'altro cingolato. Lo carico. Andiamo magari da qua, te vedo. No, peccato, ma... Che ha staccata la radio che non lo sento più? Si è fermato con la biondina? No, ci sono. Ah, che fa un rumoraccio sto cingolato. Certo, mettici un po' d'olio. Bene, le cuffie. Ok. Allora, vediamo un po' se... riusciamo ad alzare le rampe qua. Dai, non dirmi che sono incastrato. Oh, ma non ho capito, ma di che stai a parlare? Le gambe incastrato, non no, ho capito. No, ma che non si alzano le rampe del pianale, porca miseria. Ma di Matteo. Mannaggia, no, perché io da questa distanza dal walkie talkie ho capito, no, le gambe sei incastrato. No, sì, mi sei incastrato con la biondina secondo te. Ok, vabbè, a posto. Se può solo incastrare nella zip, ecco che te se può incastrare. Vai che sto arrivando, va. C'era un problema. L'ho detto io. C'era un problema con i tubi idraulici. Certo. Sto John Deere qua, mi sa che sta andando parecchio male. La vecchiaia è... Gliel'ho già detto, il zio Luigi, di farlo controllare. No. Sì, fattolo controllare, vecchiaia, se non te funziona. Ma che quello funziona molto bene, altro che. Ma che te ne stai a parlare di trattori? Io sto parlando di anche di altro. Appunto, mannaggia a te. Oh. Ma adesso sto ripassando in paese, vediamo se la rivedo quella là. Appunto, a proposito, ma te col trattore dov'è che vai a lavorare? Io vengo lì a darti una mano adesso. Poi da lì ci spostiamo nel campo un po' più giù. Ma tanto vale che te ne vai un po' più giù, perché qua mi sa due giri ho finito, eh. Vabbè, dai. Tempo che te parcheggio, scendi il trattore, ma è finito. Beh, quasi. Ce n'è da fare, ce n'è. È giusto per fare l'ultima strisciolina, guarda. Comunque io devo mettere le cuffie per stare su sto cingolato. È incredibile, diventi sordo.
E beh, basta che non diventi cieco. No, cieco no. Guarda, vado più veloce di te. Vai piano che rompi tutto. Che poi dobbiamo recuperare i denti del coltivatore nel terreno. Un attimo che io qua ho problemi. È successo? È guastato qualcosa? Non dirmelo. No, sta a posto. Un cingolo che girava male. Allora il cingolo a posto? Tutto a posto. Lo vedi che io non mi... È vecchio. Ma infatti è per quello che io non voglio roba vecchia. Però gallina vecchia fa buon brodo. Sì. Ci fa spendere un sacco di soldi quel cingolato lì, te lo dico io. Ma qui abbiamo la storia. La storia. La storia è costosa. Un guasto di quello, sono soldi che vanno. Questa è la vera storia, caro Nick. Vabbè, ma zio Luigi i soldi ce li ha. Chissà dove ce li ha i soldi. Io non li ho ancora visti sti soldi. Lui dice di averne. Poca fiducia. Secondo me li nasconde ancora sotto la mattonellina. È possibile. Devo controllare le mattonelle in farm. Magari trovo qualcosa. No, tu non controlli niente. Lasciale lì le mattonelle, oh. Ma come? Lasciale lì le mattonelle, che ancora tiri sulle mattonelle e tocca pure comprare la colla per sistemarle. Beh, un po' di nastri isolanti sotto sole. Sì, li attacchi così, li attacchi. Vedi che in due abbiamo fatto abbastanza in fretta. Già, pareva piccolo invece. Sembrava piccolo, ma non sono piccoli sti campi. Sotto è più piccolo, sopra un po' più grande. E poi da qui andiamo direttamente giù con i cingolati e passiamo nell'altro campo. Non dobbiamo farci beccare su strada, perché sennò Nick ci fanno un beep grande come una casa. A posto, dai. Dai, ancora una, due pezzettino, abbiamo finito qua. Vieni che ti aspetto. A posto, vai. Questo pezzettino è tutto tuo. Vado. Vabbè, quello che lasci lo faccio io. Ok, allora inizia a scendere, Ma sì, sto arrivando pure io, non c'è altro. Dobbiamo proprio scendere. Sì, dobbiamo scendere giù, dobbiamo scendere giù di qua. Va bene. Quindi dobbiamo solo attraversare un pezzetto di strada. Dobbiamo attraversare un pezzo di strada e anche velocemente. Ok, dai, oh. Vabbè, se ci ferma la polizia proviamo a corromperli. Più che altro cerchiamo di non far danni con le parole se ci becca la polizia. Allora, sei pronto? Sono pronto, sì. Vai adesso. Attraversa a 3 metri tutti questi problemi. Okay. Purtroppo sì. Se ci beccano sono grossi guai.
Cosa fai? Parti da lì tu? Sì, sono già bene, partito. Dai. Tanto va fatto a prescindere. Va bene, quindi. va bene, ci dividiamo. Va bene. Ma sai che ci incontriamo, ci salutiamo e cerchiamo di non scontrarci. Ah sì, intanto facciamo su e giù. Non c'è bisogno qua di fare gira attorno al campo. Però qua forse è meglio darcelo un colpetto, perché sennò però a finire che facendo retromarcia vado a sbattere. No, non ci vado a sbattere. No, intanto anche il campo giù è di uno che conosciamo, non ci rompe le scatole. Sì, però se glielo distruggiamo mi sa che le scatole ce le rompe. No, perché ce l'ha seminato. Perché? Che c'è? Qualcosa io ce la vedo, E allora l'ha seminato. Di solito non semina mai. E quest'anno ha deciso di seminare. E quest'anno ha fatto la pazzia, hai capito? Hai visto. Quest'anno invece di non far niente si è messo a lavorare. Belli amici c'hai, O comunque conoscenti. Ah, ma questo ha messo patate. Guarda un po' che campo di patate che ha messo giù. Ah, e allora è un buon gustaio, basta, ho capito. È uno come a me, non gli piace lavorare troppo, però quando bisogna fare, deve essere patata. E allora sto tipo mi piace, lo andrò a conoscere. E te lo faccio conoscere. Tanto settimana prossima dovrebbe essere lì alla... a quella manifestazione di trattori che abbiamo organizzato per quello del maneggio. Ah, allora... Per raccogliere i fondi da destinare al maneggio e a tutte quelle attività che poi proporrà per i ragazzi disabili che hanno problemi. Ho capito. Quindi stiamo raccogliendo un po' di fondi. E in teoria oggi dovrebbe arrivare anche Don Ciotti, ma... Quello chissà dov'è. Sempre in giro. Lo sai come sono i preti, no? Sempre in giro e mai in chiesa, che ne so. Bravo. Chi l'ha mai visto là? Mannaggia. Forse sai che bisogna fare, bisogna aspettare un matrimonio o un funerale per incontrarlo. E speriamo più un matrimonio che un funerale. E già qui muoiono abbastanza, sono tutti vecchi in sto paese. Vabbè, allora sarà la seconda. Oh, giovani veramente pochi qua, è incredibile, non... Vedi, poi noi ci stiamo a far vecchi, quindi non siamo manco più di quella categoria. Non siamo proprio più di quella categoria, no. L'unico baretto che c'è, quello lì vicino al comune. Ma l'altra sera, tipo, ragazzi ne ho visto 4-5. Tutti gli altri vecchietti che se la giocavano a brisco. Hai capito. Paese si fa vecchio. Non c'è il cambio di generazione. Sì, però a me sta cosa qua mi sta un po' annoiando, sinceramente. Cosa che non c'è... Che non c'è gioventù, non c'è divertimento. Sai, quando devi staccare un po' la spina, cioè hai bisogno comunque di andare a divertirti. E quindi si torna sulla biondina, ho capito. È l'unica che ho visto qua di interessante. Quindi dobbiamo andare a parlare con sta biondina perché... Gli dobbiamo spiegare che dobbiamo salvare, non dico l'umanità, ma il paese. Dobbiamo portare altra gioventù in paese. È una missione importante, eh. Aspetta che te faccio passare. Andiamo là e diciamo, ti devi sacrificare per il bene del paese, quindi comincia a spogliarti, non abbiamo tempo da perdere, hai capito? Magari ci crede, vabbè, sì. Deve crederci, no? È una missione importante, dobbiamo salvare l'umanità del paese. Secondo me quella ci prende a calci nel sedere, non so come ci fa volare. Vabbè, non te la fai complicata, stavo scherzando.
Comunque tu provaci così, lei a te ti piglia a calci nel sedere e io invece poi me la porto dove dico io. Camporella, eh? A posto. Ti do le istruzioni sbagliate. Mi dai le distruzioni te, altro che... Le istruzioni, sì. Vabbù, dai che ci facciamo una passeggiatina, andiamo a prenderci il trattore. Ah, va bene. Allora, metto qua al fresco che c'è l'albero, ecco. Questo. Io non è che voglio che padda caldo poi al ritorno, eh. Andiamo, eh. Bello, al fresco. Tu hai messo tutto il sole. Eh sì, intanto 10 minuti siamo qua. Meno male che c'è il sedile non di ferro, ma sennò... Comunque, qui del comune potrebbero anche tagliare l'erba. Guarda un po' che schifo che c'è qua. È vero, eh. E tu digli, datemi i soldi che vi taglio l'erba, così magari... vediamo magari se c'è qualche bando comunale. Se possiamo partecipare, ci vuol poco a prendere un po' di attrezzature e venire qua a tagliare. Ma sì, guarda. Pure l'asfalto gli famo nuovo se vogliono. Ci abbiamo una ditta di asfaltatori. Se lavora, è che mancano i soldi, te vanno a di poi. Va tranquillo, mancano i soldi. Comunque lo vedi, io volevo comprare questo... Questo spiazzo qua, vedi che c'è anche una tettoia per mettere delle attrezzature. Ma volevo un po' chiedere in giro, perché ho visto che c'era il cartello vendesi, perché oltre a qua... C'è anche il pezzo sotto, vedi, vieni. Tanto non ci rompe le scatole nessuno. Ma sì. Vedi qua. Eh beh, anche qua un altro bel capanno. Qui giù c'è un altro spiazzo. Stavo pensando di chiedere un po'. E chiedi, no? Ne voglio. Ma sì, tanto zio Luigi, boom, sborso, quindi... Ma sai cos'è, Nicchia? Io te lo voglio dire a te. Io, cioè, sono qua per aiutare lo zio Luigi, ma vorrei avere anche una cosa tutta mia. Quindi, secondo me, questa potrebbe essere una base di partenza. Ah, beh, certo. Oh, mi raccomando, non dire niente allo zio Luigi, di sta cosa. No, va tranquillo, va. E quindi sto cercando anch'io una zona dove poter avere, sì, la mia azienda, il mio deposito, attrezzi, trattori. Però... Zio Luigi non sarà contento, stesso paese. Lo so, ma non è che voglio mettergli i piedi in testa e scavalcarlo, anzi no. Cioè io sono qui per dargli una mano a risollevare le finanze dell'azienda. Però cioè, una volta che lui è ben avviato, io prendo la mia roba e... E vado a fare altro. Vabbè. Non posso stare sempre dietro allo zio Luigi. Poi dovrò cercarmi... Dovrò cercarmi qualche aiutante, quindi non lo so. Ah, e poi zio Luigi sarà ancora meno contento se gli frega Nicchia, eh? No, ma se vuoi tu rimani con lo zio Luigi. Vabbè, basta che mi pagano, io non è che sto a guardare zio Luigi, sì, zio Peppino, zio Ciccino. Andiamo, salta a bordo. Se mi paghi di più io vengo. L'importante è lavorare. Poi se tu lavori anche la biondina, vengo anche a gratis. Porcellino. Vabbè. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio della Back to Italy. Ringrazio tantissimo Nick. Grazie a te Alex, è stato molto divertente. Poi però ti presento la biondina, eh? Ecco, dai. Così almeno cerchiamo forse di me la porto io, sì. Cerchiamo di salvare le sorti di questo paese. Niente ragazzi, io mi scuso con voi, abbiamo avuto un po' di problemi, quindi è stato un gameplay sì divertente, ci abbiamo un po' tribulato, però alla fine ce l'abbiamo fatta, dai. Quindi anche merito di Nick che ha stretto i denti perché laggava tantissimo, ragazzi. Poi purtroppo raga, vogliamo la fibra. Speriamo che arrivi sta benedetta fibra e ci salvi. E ci salvi tutti. Comunque ragazzi, trovate in descrizione il canale di Nick. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti, fateci un salto. Iscrivetevi perché porta davvero tantissimi gameplay, soprattutto di farming, anche lui. E niente, io vi invito anche a passare nella pagina Facebook, sempre aperta da Nick e Poderak, Farming Simulator 19, se non ero, Italia. Trattino Italia. Sempre in descrizione, no, mi raccomando.
Non c'era? Però comunque trovate tutto in descrizione, mi raccomando. Ma mi sembra 19 Italia e il gruppo. E allora fateci un saldo perché trovate tutto in descrizione. Io vi saluto, un saluto anche da Nick e ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi! Ciao!